Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Ma non succede niente, un'intro simpatica, un memino, qualcosa. Che tristezza. Nel TG Poro di oggi parleremo del drift, ma questa volta che riguarda il DualSense di PlayStation 5, un leak per Switch che preannuncia un possibile partner showcase, il ritorno di Sonic al cinema e non solo. Prima di iniziare sapete cosa fare? Mettete un like, attivate le porotifiche e seguitemi su tutti i social, ma non su TikTok, perché non ho un account. E se proprio mi volete bello sveglio e pimpante, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i miei mini in HD. Tanta roba. Partiamo con qualche notizia da trattare rapidamente. E che edizione del TG Poro sarebbe se non parlassi di Super Mario 3D World? Tanto tranquilli, esce domani e poi non ne parlo più, giuro. Dopo le prime recensioni, infatti, sono uscite le analisi tecniche di Digital Foundry e sono emersi alcuni dati interessanti sulle prestazioni del gioco su Switch. Il gioco base, in modalità fissa, adotta una risoluzione dinamica che varia tra i 1080 e i 720p, mentre in portabilità la risoluzione è fissata a 720p. Il frame rate è invece stabile a 60 fps in entrambe le modalità di gioco. Le cose cambiano leggermente per Bowser's Fury. La risoluzione in modalità docked varia tra 720p e 792p, con un frame rate che punta ai 60 fps, ma subisce dei leggeri cali durante le sequenze con Bowser Furioso e dei piccoli scatti tra un caricamento di un'area e l'altra. In portabilità la risoluzione è fissa a 720p, ma il frame rate non va oltre i 30 fps, con rallentamenti ancora più evidenti nelle fasi più concitate. Vi lascio in descrizione il link al video completo per farvi un'idea più chiara di come rende su Switch questo porting. Poi si è parlato tanto di scalper e reseller per quanto riguarda le console next gen. Beh, a quanto pare neanche gli Happy Meal sono al sicuro dai bagarini, visto che in America McDonald's sta celebrando il 25° anniversario dei Pokémon con degli Happy Meal a tema che contengono, come sorpresa, delle carte esclusive. Molti hanno iniziato a comprare in stock giganteschi i menù per bambini solo per spacchettare le carte e buttare via il cibo. Ovviamente c'è anche chi si è organizzato meglio, mettendo in vendita addirittura stock interi di carte prima ancora che finiscano nei McDonald's, raggiungendo cifre di vendita fuori di testa. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa situazione ancora una volta paradossale. Negli ultimi anni si è tanto parlato di Joy-Con Drift, una vera e propria piaga che affligge i controller Nintendo. Il difetto consiste in un malfunzionamento delle levette analogiche che registrano degli input di movimento anche in posizione neutra, rendendo praticamente ingiocabile la maggior parte dei giochi. Ora però Nintendo non sembra essere l'unica nei guai. Infatti l'attenzione si è spostata rapidamente verso Sony e la sua PS5. Sono infatti sempre di più le segnalazioni di utenti che riportano di aver riscontrato il drift sui controller di nuova generazione. Con così poche console distribuite non è ancora chiaro quale sia la reale incidenza del problema, ma è ovvio che ormai gli utenti partano prevenuti quando si presentano questi tipi di malfunzionamenti. Ricordiamo infatti che il drifting è un problema che potenzialmente può affliggere qualsiasi controller, ma il difetto è diventato tristemente associato ai Joy-Con perché il drift si presenta su una percentuale altissima di unità, il che fa pensare a un vero e proprio difetto di progettazione, più che a semplici lotti fallati. E se Nintendo se la sta passando male con più class action aperte dai consumatori, gli studi legali iniziano a muoversi anche per Sony. Come possiamo vedere da questa pagina, si iniziano a raccogliere già delle firme per potenziali class action. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione, ma finché la console non sarà distribuita capillarmente su tutto il globo, sarà difficile capire se si tratta di casi isolati o se il drift è qualcosa di più grave anche per il DualSense e la PlayStation 5. Voi avete mai avuto problemi col drift all'infuori dei Joy-Con? Passiamo ora a un leak che coinvolge un titolo per Switch che apre le porte a una prospettiva molto interessante: il ritorno dei partner showcase. Come riportato dall'utente NWPlayer123, tramite la scansione dei server del Nintendo eShop con dei bot, è stata scovata l'aggiunta di una patch di un gioco ancora non annunciato: Star Wars Republic Commando, ad opera di Aspyr Media.
Si tratta di un FPS ambientato nell'universo di Star Wars che fece il debutto sulla prima Xbox, riscuotendo un buon successo di critica e pubblico. Era infatti uno dei primi FPS a tema Star Wars che consentiva un approccio più tattico all'azione di gioco, con la possibilità di impartire ordini ai propri commilitoni. Aspyr Media non è un nome estraneo a questo tipo di progetti, visto che il team si è recentemente occupato dei porting dei due Jedi Knight e anche di Episode 1, Razer. Ora, oltre ad essere un arrivo graditissimo, visto che Republic Commando viene ricordato un po' come la risposta dell'Xbox a Metroid Prime, secondo molti si tratta anche di un gioco perfetto per essere inserito all'interno di un partner showcase, il format dei Direct Mini dedicati a giochi di terze parti. È da ottobre infatti che gli showcase mancano all'appello, e se possiamo immaginare che un Direct più corposo questo mese possa essere dedicato a Pokémon o a Zelda, ci starebbe benissimo un piccolo spazio dedicato alle terze parti, con qualche conferma e qualche sorpresa inaspettata, che però è già stata leakata. Secondo voi vedremo un partner showcase a breve? E per finire, ieri è stato annunciato ufficialmente il sequel del film di Sonic, che, udite udite, si chiamerà Sonic the Hedgehog 2. Vediamo bene cosa sappiamo di questa pellicola. Dopo l'incredibile successo del primo capitolo, che verrà per sempre ricordato per la sua bizzarra produzione che costrinse il team a un redesign totale del protagonista dopo il feedback del pubblico, era solo questione di tempo prima che Paramount Pictures ufficializzasse il seguito. Per ora abbiamo solo il logo del film, ma già possiamo captare qualche indizio significativo. Infatti spuntano stilizzate le due code di Tails, il personaggio comprimario della saga, che dopo il cameo post titoli di coda del primo lungometraggio probabilmente ricoprirà un ruolo centrale all'interno della trama. Il trailer di presentazione poi è accompagnato da una traccia musicale che è un remix della Emerald Hill Zone, il primo stage del videogioco Sonic the Hedgehog 2, un tocco di classe citazionistico apprezzatissimo. Gran parte del team che ha prodotto il primo film tornerà anche su questo sequel, tra cui figurano i nomi del regista Jeff Fowler, gli scrittori Pat Casey e Josh Miller, e Ben Schwartz, che riprenderà il ruolo di doppiatore di Sonic nella versione in inglese. Le aspettative sono altissime, se in passato il regista aveva affermato che un eventuale seguito si sarebbe concentrato sull'inclusione di elementi caratteristici della lore della serie, come Super Sonic e i Chaos Emerald, alcuni rumor vorrebbero addirittura la presenza di Knuckles, doppiato da The Rock. Qualsiasi sia la strada che si deciderà di intraprendere, l'ottimo risultato del primo capitolo fa ben sperare per questo Sonic 2. Questa volta non ci sarà bisogno di rimaneggiare il design da zero. L'uscita per ora è prevista in sala per l'8 aprile 2022, sempre che non ci siano complicazioni dettate dalla pandemia, tanto durante le riprese quanto per la distribuzione. Voi poracci siete in hype per questo film? E per finire commentiamo insieme i risultati del sondaggione di ieri. Vi ho chiesto quale dei giochi di prossima uscita su Switch sarà un vostro acquisto sicuro, e per quanto molti di voi sembrano tendere verso Crash 4, che uscirà il 12 marzo, la sezione commenti si è rapidamente trasformata in una wishlist dei giochi che vorreste vedere su Switch. Da Mario Galaxy 3 a Persona 5, passando per Final Fantasy 6, un nuovo F-Zero e, perché no, anche Super Mario Odyssey 2 e Spyro 4. Senza dimenticare l'immancabile Zelda Breath of the Wild 2. Sono tutte delle bellissime speranze, ma per ora dobbiamo accontentarci di quello che è stato annunciato ufficialmente. Quindi, poracci, abbiate pazienza, bisogna aspettare ancora un po'. Ma sapete cosa potete fare per ingannare l'attesa? Rispondere al sondaggione che verrà pubblicato fra poco. Ci vediamo dopo tra i community post. Poracci, questo era tutto per oggi. Vi aspetto nei commenti per discutere insieme delle notizie del giorno. Ora su, fate i bravi, lasciate un like, iscrivetevi attivando le notifiche e seguitemi su tutti i social per rimanere aggiornati sul mondo Nintendo, dei videogiochi e pure il cinema. Ma cosa volete di più? Secondo me il caffè virtuale me lo sono meritato. Vi ringrazio comunque per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Sonic, Michele Drift, ciao! Proprio vero, il successo gli ha dato alla testa, mi disiscrivo.